Ciao a tutti, oggi prepareremo il burro di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono mele sbucciate e tagliate a pezzetti, zucchero di canna, acqua, noce moscata, pasta di limone o la scorza grattugiata di limone, cannella ed estratto di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le mele. La noce moscata, l'estratto di vaniglia, la pasta di limone, la cannella e l'acqua. Ed azionare il bimby con il cestello al posto del misurino per 35 minuti, 100 gradi, velocità 2. Frullare per 30 secondi a velocità 8 con il misurino. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. E proseguire la cottura, sempre con il cestello al posto del misurino, per 30 minuti. Temperatura varoma. Velocità 2. Trasferire in contenitori con chiusura ermetica. Burro di mele può essere utilizzato per sostituire il burro nei dolci o per farcire crostate e sfoglie o da spalmare sul pane. Si conserva in frigo per un mese. Grazie e alla prossima ricetta.